Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono stato contattato dalla Help Bag, un'azienda polacca che produce kit di emergenza preassemblati e che mi ha offerto la possibilità di provare e di far vedere a voi in un video il suo prodotto di punta, la Help Bag Max. Si tratta di un grosso zaino in cordura che contiene al suo interno o porta attaccati all'esterno altre 8 borsette, altri 8 moduli, con dentro tutto l'occorrente per cavarsela in una situazione di emergenza fino a 72 ore. Io non amo i kit di emergenza già pronti, se devo comporre un kit preferisco essere io stesso a scegliere gli oggetti da metterci dentro. Devo dire però che questo si presenta abbastanza bene, sembra completo e di qualità superiore rispetto alla media offerta dal mercato. Ho pensato sarebbe stato interessante e anche divertente andare a vedere insieme la quantità di roba che sono stati in grado di infilare dentro quello zaino, e raga, ve lo dico, là dentro c'è il mondo, voi non avete idea. Non sono stato pagato per fare questo unboxing, non mi sono state poste particolari condizioni o scadenze, mi è stato detto prenditi il prodotto, provalo, facci un video, tutto molto easy, per cui ho accettato. Prossimamente, non appena riesco ad avere una quantità idonea di tempo libero, vorrei girare un video sul campo, andarmene in una zona remota e cercare di tirare avanti per 1 o 2 giorni utilizzando solamente il contenuto di questo zaino. Per il momento facciamo un unboxing perché voglio farvi vedere, e voglio vedere io stesso perché è la prima volta che lo scarto, uno per uno, tutti gli oggetti che sono contenuti all'interno di ciascun modulo che a sua volta è contenuto in Help Bag Max. Mamma mia, quanto è difficile dire Help Bag, mi impiccio sempre. Vorrei anche fare qualche considerazione preliminare. Quindi mettetevi comodi perché la faccenda sarà lunga. Lo zaino arriva contenuto in questa emergency box di plastica molto resistente, del volume di 48 litri, che può essere utilizzata per stoccare un po' di materiale di emergenza. Per quanto mi riguarda, sono quasi sicuro già da adesso che finirà nella mia macchina. Questo è lo zaino, come vedete, 3 degli 8 moduli sono fissati all'esterno tramite le clip e il velcro. Si tratta del modulo di primo soccorso, del modulo escape e del modulo weather. Provo a staccarne uno. Al vano principale si accede o tramite questa chiusura roll top in cima, oppure tramite questa enorme zip che consente di aprirlo come una valigia e di accedere ai restanti 5 moduli che si trovano all'interno. Abbiamo igiene, dispositivi elettronici, tools, quindi attrezzi, cook and food. Aspettate che allargo, se no non vedete. E qui sotto abbiamo, si vede? Sì, il modulo slip. Qui all'interno c'è un'altra taschina mesciata con dentro varie cose che andremo a vedere poi dopo. Sia lo zaino che le borsette sono realizzati in cordura, un tessuto di ottima qualità, molto resistente. Al tatto non mi sembra abbia uno spessore esagerato, almeno questo qui delle borsette. E questo è un bene perché significa che hanno tenuto conto del peso. Passiamo ad esaminare il contenuto di ciascun modulo partendo dal kit di primo soccorso. Abbiamo una bustina di plastica Ziploc contenente dotazioni varie, garze, cerotti, salviettine col disinfettante, delle forbici, classica coperta di emergenza, blocchetto per note waterproof con matita, lampada di emergenza con varie funzioni, una maschera per praticare la respirazione di emergenza e un gilet catarifrangente. Modulo escape. Un martellino frangivetro con questo affilatissimo tagliacintura con cui ho fatto già subito fuori l'asola elastica che serviva per tenerlo. Combinavo subito il casino. Vabbè, almeno sappiamo che funziona. Mascherina FFP2, ve la ricordate? Mamma mia, che brutti ricordi. Occhiali di sicurezza, molto belli, non male questi. Lampada frontale marchiata Help Bag.
con varie modalità, stroboscopica. Ah, questo è l'SOS. Guanti da lavoro, bracciale in paracord con bussolina e fire steel. Lo striker sta di qua. Vediamo un po'. Mazza quanto so bravo. Coltello Mora, questo è il modello basic. Andiamo avanti, modulo weather. Scaldini chimici per piedi e mani. Un sacco a pelo di emergenza. Un poncho 2000 mm di colonna d'acqua. Guardando la figura sembra che abbia anche gli occhielli. Però non mi metto ad aprirlo perché sennò ci stiamo fino a domani. Un altro poncho, un poncho di emergenza. Questo così a prima vista sembrerebbe un po' meno strong rispetto a quell'altro. Una bandana tubolare, dei fiammiferi waterproof. Poi c'è questo plasma lighter che mi fa morire dalle risate perché sembra un mini taser. Ne abbiamo fatti tre, dai, che ne mancano solo altri 5. Il modulo igiene ha un lato trasparente. Altra bustina Ziploc, strapiena di roba. Ragazzi, non mi metto a tirare fuori tutto perché altrimenti qua ci stiamo veramente fino a domani. Qui c'è l'elenco degli oggetti, stoppate il video e leggeteveli al volo. Asciugamano in microfibra e per quanto riguarda questo modulo abbiamo finito, siamo andati veloci. Modulo dispositivi elettronici, un power bank da 10.000 mAh, una radio dotata di dinamo. Un telefono, raga, un telefono cellulare dotato di varie funzioni, tra cui anche qui c'è la radio. La torcia, ci sono i manuali sia della radio che del telefono cellulare, adattatori per la SIM card, cuffiette, cavo USB 3 in 1, caricatore USB e con l'elettronica siamo a posto. Tools, questo potrebbe essere il mio preferito. L'immancabile nastro americano, questo ha un po' di paura a tirarlo fuori. Multitool, sega, cacciavite a stelle a croce, una lama. Attenzione, le lame hanno anche il blocco. Apri scatole, altro cacciavite più grande. Questo qua credo che sia tipo per bucare il cuoio e una lima. Abbiamo perso parte dell'illuminazione perché sono 3 ore che sto qua e le batterie pian piano si stanno consumando. Altri guanti da lavoro, fascette da elettricista, una paletta multifunzione, del cordino di canapa, kit cucito, seghetto e una corda elastica con ganci. Cibo e cucina. Se sta surriscaldapure la videocamera, quindi tra un po' sto nei casini. Razioni di emergenza Seven Oceans. Abbiamo 9. Dunque, vediamo. Sì, 9 barrette per 270 calorie a barretta. Una bottiglietta d'acqua da 500, cannuccia per filtrare l'acqua e borraccia in plastica da 4,80 che può essere collegata alla cannuccia. Una gavetta da 550 ml con i manichetti e col coperchio. Fornellino a gas con, lo faccio vedere, con relativa cartuccia da 230 grammi. Posate e pastiglie potabilizzatrici Aqua Tabs. Non ci rimane che il modulo slip contenuto all'interno di questa sacca con chiusura roll top, che contiene un sacco a pelo con temperatura comfort di 15 gradi e ci dovrebbe essere anche un cuscino gonfiabile che però non trovo. Che sia dentro? Sì, era dentro. Sul fondo dello zaino c'è un seat pad e tra gli extras contenuti in quella taschina in mesh che vi ho fatto vedere prima, che sta dentro lo zaino, abbiamo una bustina stagna e un sacchetto di quelli con la valvola per il sottovuoto. Bene, dopo questa carrellata incredibile di oggetti, che per voi, grazie al montaggio, durerà pochi minuti, ma che per me è stato un incubo da girare e sarà un incubo ancora peggiore da montare, facciamo due veloci considerazioni preliminari prima del test sul campo, così proprio a caldo come me ne sento. La cosa che mi salta subito all'occhio è la mancanza di un elemento importantissimo, ditelo voi, il materassino. Ed è un peccato perché il kit è abbastanza completo. Senza materassino il sacco a pelo è inutile perché manca l'isolamento dal terreno. Un gonfiabile
anche con un valore di R basso dovevano mettercelo. Lo spazio c'è, a costo di eliminare un paio di oggetti per rientrare nei costi. Altra considerazione che mi viene da fare subito dopo aver toccato gli oggetti che sono in questo kit è che una parte di questi oggetti non sono proprio di qualità eccelsa. Il multitool mi preoccupa, il seghetto chiudibile mi preoccupa, la paletta non ne parliamo, la torcia frontale è plasticosa, il telefono peserà 20 grammi, sembra un giocattolo. Toccando alcuni di questi oggetti si avverte una spiacevole sensazione di cinesata, o almeno l'avverto io, che ormai sono abituato a maneggiare solo attrezzatura costosa di ottima qualità. C'è da dire, e in questo mi metto nei panni dell'azienda, è che se si comincia a infilare lì dentro attrezzatura di un certo livello, i costi lievitano. E un kit del genere non può costare 10.000 euro perché altrimenti non lo comprerebbe quasi nessuno. Vi faccio un esempio veloce: io quel sacco a pelo lì lo sostituirei volentieri con il mio Lightline 300 di Cumulus, che occupa lo stesso spazio ed è un 4 gradi invece di 15, ma costa 295 euro solo lui, raga, vale a dire più della metà del prezzo totale di Helpbag Max, che è di 449 euro. Capite bene che non può funzionare. C'è anche da dire che questi oggetti sono pensati per essere usati per un periodo di tempo breve, 72 ore, entro le quali si spera che l'emergenza sia passata, quindi per un utilizzo non prolungato potrebbero anche essere sufficienti. Ma quindi si può comprare o è una ciofeca? Secondo me sì, si può comprare se a casa non avete niente e vi serve un kit di emergenza già pronto, in uno zaino da tenere in casa o in macchina e da utilizzare nel momento del bisogno. Fermo restando che, indipendentemente dalla qualità, gli oggetti vanno saputi usare. Uno che ne sa sopravvive anche utilizzando oggetti di scarsa qualità, magari con qualche difficoltà, però se la cava. Uno che non ne sa non sopravvive manco col kit da 10.000 euro. Col tempo, volendo, si possono sostituire gli oggetti meno performanti con oggetti un po' più fighi, avendo però già una discreta base di partenza. Se invece siete pratici del mestiere e avete già dell'attrezzatura interessante a casa, vi conviene utilizzare quella e comporre il vostro kit di emergenza personalizzato. Queste sono le mie considerazioni a caldo sulla Help Bag Max. Vedremo come si comporterà sul campo. Spero di avervi intrattenuto con questo unboxing infinito. Ringrazio HB per avermi messo a disposizione il prodotto, ringrazio voi per la visione e ci vediamo presto in un prossimo video.